Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Prima di iniziare questo nuovo fantastico video, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, vi ringraziamo un sacco per il supporto. Se volete, potete abbonarvi sia su YouTube che su Twitch. Questa settimana faremo il nostro giveaway, quindi vi regaleremo qualcosa, spedizione in posta 1 inclusa se non siete di Torino, se siete di Torino invece consegna a mano. 99% sarà mercoledì sera, adesso devo un attimo organizzarmi, ma dovrebbe essere mercoledì sera, quindi abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi. Cosa regaleremo? Allora, se non raggiungeremo l'obiettivo che vi dirò dopo, regaleremo un Bird of Paradise Foil, eccolo qua, guardate che carta iconica che è, entrato in questa versione foil stupenda, secondo me, con i 5 simboli di mana sotto. Però voglio mettere una cosa in più. Se per caso c'è un'esplosione di abbonamenti e arriviamo a 60 abbonati su Twitch, regaliamo un unico anello. Eccolo qua. Una delle carte più ricercate al momento. Un unico anello versione bundle. Bellissimo, in perfette condizioni. Guardate qua, in inglese. Bellissimo. Quindi correte ad abbonarvi su Twitch. Così magari riusciamo ad arrivare al giveaway più ambito del The One Ring. Ringraziamo anche il nostro sponsor, fantasiastore.it, uno dei shop online migliori d'Italia. Spedizioni 24-48 ore, veramente una vastità di prodotti incredibile. Codice LOTUS5 per avere il 5% di sconto sui prodotti non scontati. Eccolo qua. Allora, veniamo al video di oggi. Un video che mi piace molto perché penso che proporre qualcosa alla Wizard sia sempre positivo, a prescindere che poi succeda o no. Però mi piace veramente tanto proporre delle idee. Quindi vi chiedo, prima di spiegarvi il video, di commentare anche voi sotto questo contenuto con la vostra opinione, con i prodotti che vorreste che la Wizard facesse in questo momento. Allora, me ne sono venuti in mente un paio che secondo me sono interessanti e vorrei sapere anche la vostra. Allora, partiamo dal primo. Il primo cos'è? Sarebbe un Secret Lair o fare un bundle del Secret Lair? Secondo me sarebbe troppo perché dovresti mettere veramente tantissime carte. Però mi accontenterei anche di un solo Secret Lair di ristampe Pauper, foil, magari old layout, comunque una versione fighissima. Ok, perché questo? Perché Pauper sta entrando sempre di più nel gioco competitivo di Magic. In Italia è stragiocato, c'è il Pauper Geddon che è un torneo gigantesco, Pauper che tocca i 400, 600, 700 player ogni volta che si fa. Quindi veramente c'è un interesse pazzesco. Però purtroppo alcune carte, per esempio come la prima che adesso andiamo a vedere, non vengono ristampate da un po', oppure hanno pochissime ristampe, e alcune addirittura non hanno delle versioni foil. Quindi, Wizard, fai una ristampa di queste carte qua, la metti in un Secret Lair, fai un Secret Lair Pauper e siamo tutti contenti. Alla Wizard non costa veramente niente, il valore di queste carte in realtà non è neanche così basso, quindi se lo fai foil, non foil, eccetera, ci stai dentro tranquillamente. E avrebbero un sacco di richiesta, secondo me. Quindi è un win-win. Wizard, perché non lo fai? Non lo so, lo so. Però io te lo propongo. Fai un Secret Lair a tema Pauper. Allora, la prima carta, vi dico le 5 che mi sono venute in mente, ma scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate. La prima è ovvia, Snuff Out, ragazzi, ha bisogno di una ristampa, una carta che vale troppi soldi. Per Pauper è una spesa veramente grossa rispetto al resto, e quindi va ristampata. Secret Lair, soluzione ideale, perfetta secondo me. Seconda carta, tra l'altro ho giocato anche in Legacy, una buona carta. Seconda carta è Dust to Dust, invece qua abbiamo una carta proprio solo per Pauper, però una carta che non ha una versione foil, è stata solo stampata in The Dark, inglese Ita e in quinta edizione, quindi metterla in un Secret Lair, in una versione pimpata, secondo me è proprio perfetto. Anche il valore è quello giusto, perché siamo sui 4-9 euro. Sì, 4 euro, vabbè, questa è pure 7, 8, 9 euro nella versione normale. Ma queste carte qua di Pauper si fa fatica anche a trovarle dallo stesso venditore in più copie. Quindi quando voi vedete il prezzo tipo qua 7, 8 euro, va bene, però il primo che ne ha 3 le fa 8 euro, poi ce n'è un'altra 9, quindi si fa veramente fatica. Live, vabbè, è un disastro, nel senso che tanti venditori le finiscono in fretta perché, appunto, Pauper fa numeri veramente eccezionali e quelle persone hanno bisogno delle carte. E voi direte, ma sono comuni. Sì, ma questa è una comune di quasi 30 anni fa, quindi le copie che ci sono, ma non sono più così tante ormai. Terza carta, Relic of Progenitus. Questa carta, vabbè, è un po' più multiformato e devo dire che è una bella ristampa old layout foil, ci potrebbe stare alla grande. E
Si gioca in diverse side di Pauper, quindi è perfetta. Diciamo che è perfetta. Anche il valore è quello giusto, 3-4 euro la versione normale. Se la stampi pimpata in un secret layer può andare anche più alta. Mental Note. Mental Note, una carta che si è alzata di prezzo negli ultimi anni, e devo dire che anche qui zero ristampe. Ovviamente questa carta qua, quando verrà ristampata, ci sarà comunque una richiesta enorme. Però se venisse ristampata in un set normale, sicuramente il prezzo comunque si attenuerebbe. E invece ristampata in un secret layer non andrebbe neanche ad abbassare troppo il prezzo, però almeno avrebbe una versione foil accessibile, anche perché la versione foil così sta dai 10 euro in su. In inglese la troviamo su una quindicina circa in condizioni decenti, quindi comunque un prezzo alto. Ultima carta, Pyroblast. Qua una carta veramente multiformato, Commander, Pauper, Legacy, Vintage, quello che volete. Si gioca un po' ovunque, in tutti i formati in cui legale. Ha già avuto ristampe, però una ristampa in più non è che gli farebbe male. Queste sono carte che il popolo dei giocatori di Magic accetta sempre volentieri. Quindi, Wizard, io ti ho dato le mie 5 carte, ragazzi. Scrivetemi nei commenti cosa vorreste ristampare voi e che prodotto vorreste. E passiamo al secondo prodotto, che è ancora più spicy. Allora, ne ho parlato diverse volte nelle nostre live, nei nostri contenuti, però visto che ci ho fatto un video, cioè adesso sto facendo un video su questo argomento, direi di parlarne in maniera un pochino più approfondita. Cos'è? È Pioneer Master, quindi un set di ristampe, e se vuole la Wizard anche di carte nuove, io farei come Modern Master. Scusate, Pioneer Horizon, mi sono confuso. Pioneer Horizon. E lo farei come Modern Horizon, quindi un po' di carte vecchie messe in Modern e una parte di carte nuove. Le carte nuove in realtà io le terrei basse, cioè non andrei a, visto che lo sapete che ci lamentiamo sempre di troppe carte nuove in questo set, tipo in un Pioneer Horizon, in realtà io ne metterei poche nuove. Potrebbe anche essere solo carte vecchie che vengono messe in Modern, però capisco che aggiungere 300 carte dal Modern al Pioneer può essere pesante. Poi, non è che l'ha detto il medico che quelle 300 carte devono essere tutte forti, eh. Cioè, la Wizard ovviamente può decidere di metterne 50 veramente influenti, non 300, però sarebbero comunque abbastanza. Quindi, il format lo può scegliere la Wizard, ma secondo me, se non siamo giunti ancora al momento di Pioneer Horizon, manca poco. Quindi, quest'anno, l'anno prossimo, io lo vedo come prodotto, un prodotto che mi piace, secondo me ci potrebbe stare. Farlo per il Modern, per me in questo momento, io lascerei perdere. Il meta Modern va bene così, prende delle aggiunte dai set che stampano in Standard. Hanno fatto il Signore degli Anelli, che è anche legale in Modern, e qualche carta lo vedremo. L'abbiamo visto ieri, scusatemi, l'abbiamo visto nei giorni scorsi nella live, perché io non so bene quando uscirà il video, io lo sto facendo, ma non lo so. E ho fatto una live domenica in cui ne parlo. Quindi, il Modern secondo me non ha bisogno di mashup in questo momento, veramente non ha bisogno. Magari fra non il prossimo, magari l'estate prossima o quella dopo ancora, o l'inverno 2024-25 eccetera, ci può stare fare un set per Modern un po' più incisivo, ma non ora. Secondo me è ancora troppo presto. Il meta Modern è bello, è giocabile, ci sono tanti mazzi, quindi andarlo a provare a rovinare stampando altre carte come dal power level simile a Fury, Ragavan, eccetera, non ha senso. Allora, andiamo a vedere però 5 proposte di carte che sono legali in Modern che io metterei in Pioneer. Così voglio sapere la vostra, perché secondo me ci sarà da discutere. Perché di primo acchitto potrebbero sembrare troppo forti alcune, io lo so. Però se ci ragionate bene, forse qualcuno può venire dalla mia. Allora, la prima è Tarbogoyf. Allora, una delle creature più iconiche di Magic. Tra l'altro, a qualcuno piangerà il cuore vedere il prezzo di partenza 8 euro, una versione pura ovviamente, eccetera. Però il prezzo di partenza è 12, non è che cambia tanto. Gli piangerà il cuore. Però per me, per chi ha 30 anni, è la chiusura di un cerchio. Perché noi da piccolo l'abbiamo vista a questo prezzo, e adesso, dopo tutte le mirabolanti avventure che ha fatto in giro per il mondo, torna allo stesso prezzo. Quindi è un po' come la chiusura della vita, no? La vita e la morte. E questo, il Tarmogoyf sta facendo questo percorso. Quindi è nato da 7-8 euro e torna a 7-8 euro. E perché Tarbogoyf? Perché è una creatura sicuramente grossa, ok? Sicuramente può diventare grossa. Però facciamo già una prima differenziazione. Non si giocano le fetch in Pioneer, sono bannate. Quindi già il fatto di non avere le fetch toglie un po' di potenziale al Tarmogoyf per ora. Quindi io dico, il Tarmogoyf difficilmente potrà mai rovinare un formato. Non l'ha mai rovinato, neanche il Modern. Perché è semplicemente una creatura. Con qualsiasi fatal push
voi la togliete. Non si autoprotegge, non ha troppe cose particolari. È semplicemente una creatura grossa. È ovvio che sia molto forte, però è gestibile. È una minaccia che l'opponente può gestire. Stesso motivo per cui Sheoldred non è stato bannato finora. Perché Sheoldred, pur essendo una carta fortissima, è gestibile da una mono removal senza alcun tipo di problema. Non ha effetti particolari. Se entra, non fa niente. Tarmogoyf entra, tu fai Fatal Push, non ha fatto niente. Ha fatto uno per uno e va bene così. Tarmogoyf, io ce lo vedo. Ripeto, le fetch non ci sono. Adesso hanno aggiunto le battaglie. Ma in Pioneer devo dire che secondo me sarebbe una creatura che potrebbe magari dare un po' di slancio a degli altri midrange che non siano RB. Perché RB in teoria non la può giocare. Si può montare Jund? Sì, si potrebbe montare Jund e sarebbe anche carino vedere un Jund in Pioneer. Ovviamente voi dovete tarare Tarmogoyf con un Pioneer Horizon. Non potete non dovete pensare a il power level di ora. Dovete pensare, stampano un Pioneer Horizon, quindi l'impatto che hanno avuto i Modern Horizon sul Modern è stato grande, il Pioneer Horizon avrà un impatto grande, quindi il power level si alza e Tarmogoyf ci può stare, questa è la mia opinione. Seconda carta, molto più semplice, Lightning Bolt, sempre stata una staples dei formati dove è legale, e devo dire che non è mai stata rotta. Anche qui mi riallaccio alle fetch, perché paradossalmente il fatto che non ci siano le fetch in Pioneer ridà dei punti vita ai deck. Cioè i deck perdono meno punti vita rispetto al Modern. E quindi in realtà il Lightning Bolt per alcuni versi sarebbe più gestibile. Come removal e non come carta burn. È una carta forte, però ragazzi il power level di Magic si è alzato tantissimo. Cioè adesso in Pioneer e in tutti i formati il power level è veramente altissimo. Quindi mettere fulmine non è così incredibile. Semplicemente anzi una carta, uno stabilizzatore del formato, che va ad aggiungersi, invece di avere un botto a uno che fa due danni, ne fa tre. Forte, sì, toglie Fable uguale, toglierete Gravity Trespasser scartando una carta, quindi pensate voi che casino. E niente, quindi non sarebbe secondo me per niente OP, sarebbe tranquillamente legale. Quindi vorrei che questa carta fosse messa in Pioneer. Terza carta, le Filtro Land. Ecco, questa devo dire che sono contento di averle messe, e secondo me è un'idea ottima. Non perché l'ho avuta io, ma perché ragionandoci le Filtro Land non sono mai state troppo forti in nessun formato in cui sono legali, però aiutano veramente tanto la mana base. Non le fecciate, però quando ce l'avete finite un po' i problemi almeno per due colori. Quindi vi dà il doppio nero, il blu nero, il doppio blu, quindi siete abbastanza messi bene. Però se volete fare un drop a 1 colorato dovete comunque utilizzare un'altra terra. Quindi secondo me ha il bilanciamento di power level giusto per il formato. Fatemi sapere anche il vostro feedback su questo, perché sono molto interessato, perché secondo me le Filtro Land andrebbero messe in Pioneer. Servirebbero. E ci stanno veramente bene. Allora, quarta carta, qua... Ah, le Urzaland. Perché le Urzaland? Allora... non c'è la mappa. E se mettessi lo Urzaland, non metterei la mappa. Quindi questo è il primo distinguo che voglio fare, perché qualcuno potrebbe dirmi ma no, non metterei la mappa. C'è qualche altro modo per trovare le terre? Sì, però devo dire che secondo me non c'è la pietra dell'oblio, non ci sono alcune carte che sono molto importanti. Le sfere cromatiche, le stelle cromatiche, se non erro, non sono legali. Quindi secondo me il mazzo sarebbe diverso, magari si giocherebbe Eldrazi e sarebbe un nuovo archetipo per il formato, per i Pioneer, che entrerebbe in gioco. Quindi secondo me potrebbe essere un'aggiunta positiva in realtà, non negativa. Poi io ho detto Eldrazi, ma anche Eldrazi gli mancano le due terre che rendono giocabile Eldrazi. Quindi non lo so, io... Queste terre qua, magari uscirebbe fuori un blu-rosso o mono-blu Tron. E allora lì sarebbe ancora più interessante, no? Sarebbe veramente figo vedere un mazzo di quel tipo in Pioneer. Quindi devo dire che queste qua potrebbero sembrare troppo forti. Poi in realtà se uno ci ragiona... sì e no. Sì e no.
Ultima carta che metterei, appunto per controbattere Urda. No, in realtà la metterei forse in generale, è il Magus of the Moon. Perché? Perché non mettere la Blood Moon, che è molto più difficile da togliere, quindi non farei l'errore di mettere la Blood Moon, ma mettere il Magus of the Moon, che è una creatura ed è tutorabile. E questo è il lato più positivo rispetto alla Blood Moon, è più facilmente tutorabile. Però è molto più facile da togliere. Quindi, visto che in Pioneer alcuni mazzi tendono a giocare troppe poche basiche, tanto dicono, ma sì, massimo che mi posso beccare è una Field Ruin, Field Ruin o Field of Ruin o qualcos'altro che comunque fa poco male, allora direi, Magus of the Moon può andare a far pagare una tassa ai mazzi che vogliono fare troppo gli splendidi. Per esempio, come dicevo prima, il Tarmogoyf e Finjund. Col Magus of the Moon stabilizziamo un po', magari esce fuori un mezzo Ponza. Quindi, Magus of the Moon, secondo me in Pioneer ci potrebbe anche stare. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto un sacco farlo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate se va. Vi ricordo il giveaway della prossima settimana, questo in qualsiasi caso, ma al posto di questo vi diamo The One Ring se raggiungiamo i 60 abbonati su Twitch. Quindi correte ad abbonarvi su Twitch. È gratuito se avete Amazon Prime. Dai, vi aspettiamo. Ciao ragazzi!